Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali. Ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema, come Cannes, Venezia, Roma e Gifoni Festival. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Quarant'anni fa, era l'8 dicembre del 1980, davanti al Dakota Building dell'Upper West Side, uno dei quartieri più gettonati dalla cultura, soggettisti, sceneggiatori, ancora oggi abitano lì, a pochi passi anche Woody Allen, a poca distanza da Central Park e dalla luccicante Fifth Avenue di New York, alle 22.50 di quel giorno veniva ucciso con 4 colpi di pistola alle spalle da Matt Chapman, un esaltato fuori di testa, John Lennon, un'icona nell'universo mondiale della musica pop rock, esplosa con quei Beatles di cui Lennon con Paul McCartney e Ringo Starr era stato l'anima creativa. La notizia l'ho appresa la mattina dopo alle 7 mentre facevo footing proprio a Central Park, quando sognavo cinema e musica insieme con Alan Sorrenti e con il produttore Corrado Bacchelli, e volevamo fare proprio una ricerca dei nuovi talenti che venivano proprio dal Sud America, con un ufficio anche a New York. Davanti al gazebo dove si sono esibiti a Central Park tante star della musica, da Gillespie ad Armstrong, da Bob Dylan a Errol Garner, i giovani smisero di pattinare, di correre, commentando in silenzio, in religioso silenzio, una notizia che ghiacciò l'opinione pubblica di tutto il mondo e di una città, New York, colpita nell'immaginario collettivo. I Beatles erano stati eletti nell'Olimpo della musica pop rock, ma John Lennon entrò nell'eternità di quella immagine, diventata con altri brani immortali composti da Lennon, simbolo stesso di un uomo, soprattutto di un artista, un poeta a cui sono state dedicate ancora oggi libri, rievocazioni, album. L'ultimo esce proprio in questi giorni. Per parlare di John Lennon e di questo fenomeno legato a pochi personaggi che fanno parte poi della storia, anche della musica, anche del cinema, anche del teatro, ne parliamo con una giornalista, un editorialista di grandissimo livello, ancorché Anchor Woman per la Rai, per Sky, qui ha fatto tantissime rubriche, e oggi con una rubrica che si chiama L'Ora Solare, che avrete sicuramente visto, un programma di cultura di grande successo con TV 2000. E sto parlando di una cara amica, soprattutto bella, brava, Paola Saluzzi. Ciao Paola. Maestro mio, Tonino, ci tengo a sottolinearlo ogni volta ringraziandoti per queste cose bellissime che mi dici, perché tutto quello che io so di cinema, di amore per il cinema, per l'arte, per il teatro, per la cultura, la so grazie a te, come tantissimi altri, quindi insomma hai fatto e continui a fare scuola per tutti noi. Ti ringrazio di questo invito e ti ringrazio, tra tutte le parole che hai detto, per quella sottolineatura di un silenzio, di un religioso silenzio, che fa parte anche dei miei ricordi. Io ero in seconda liceo classico, mi ricordo al mattino, il mattino dopo questa notizia sconvolgente, ricordo il silenzio fuori dalla scuola. Tenere in silenzio un intero gruppo di classi, di ragazzi che vanno dai 13 ai 18 anni, è impossibile. Bene, quella mattina, prima dell'ingresso a scuola, non parlava nessuno. C'era questa voce, questo sottovoce che diceva: ma avete visto, hanno ucciso John Lennon. Ed è un'immagine che io porto con me, perché restammo tutti sconvolti, e dopo 40 anni siamo qui a fare il conto con il grande vuoto che ha lasciato quella morte, perché in 40 anni avrebbe saputo fare cose meravigliose, ulteriori e in più.
Certo, John Lennon, come sottolineava qualche giorno fa sul Corriere della Sera il collega Beppe Severdini, è stata la prima rock star a morire in quel modo. Certo, altri hanno conosciuto fine drammatiche come Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim Morrison, Elvis Presley, Fred Mercury, Michael Jackson, ma insomma venire uccisi così a bruciapelo in una New York che in quel momento, in quegli anni 80, tu eri ragazzina, però New York rappresentava davvero un angolo non soltanto di vita, di novità, di gioia di vivere, era un mondo tutto particolare che è rimasto sconvolto. È stato forse l'inizio di una drammatico cambiamento dei costumi, dove però restano indelebili determinati personaggi. Tu recentemente hai registrato, questo lo posso dire, andrà in onda in gennaio, sei stata molto attenta in questi ultimi periodi a focalizzare e a riproporre determinati personaggi che sono rimasti nella memoria collettiva. Uno di questi sarà, lo vedremo su TV2000 con Massimo Troisi. Quando è morto Maradona, nei vicoli di Napoli c'erano i murales che ci sono sempre stati, ma insomma chi non l'aveva notato lo ha notato ancora di più in quei giorni, dove Massimo Troisi era insieme con Totò, era dipinto insieme con Totò, con Pino Daniele, personaggi che sono entrati nell'animo della gente. Tonino, come ti spieghi? Il grande comune denominatore di queste storie che hanno conosciuto la parola fine troppo presto è il talento, e quando parliamo di talento parliamo di persone che sono state in grado, partendo dal proprio talento, di alimentarlo, di farlo crescere, ma come ci siamo detti una volta, sono nate queste persone querce. Allora, se tu nasci quercia e nasci da un seme piccolo, come può essere il seme di un albero di ciliegio, tu verrai fuori una quercia, cioè o una sequoia gigante. Cioè sono persone che partono già dall'inizio con una capacità e con una, attenzione, una volontà e una tenacia nell'esprimere questa volontà. Tu fai riferimento a Massimo Troisi, io ti ringrazio perché tu sei stato ospite in quella puntata insieme ad Anna Pavignano. Ogni volta che tu sei ospite a riferimento, sì, certo. Tutto ciò che tu tocchi, però ecco, il senso è quello di continuare a dire: guardate, è passato il tempo, siete nati magari dopo, siete arrivati dopo a questo mondo, oppure c'eravamo, ma il passaggio di queste figure, John Lennon come Massimo Troisi, hai citato Maradona, stiamo piangendo e non si asciugano gli occhi, Paolo Rossi, certo. Paolo, il signor Rossi, il nome più semplice del mondo, ma che in Italia e nel mondo è uno solo, ecco, è Paolo Rossi, campione inimitabile. Allora, tutto questo fa sì che la memoria diventi un dovere, che il ricordare non appartenga soltanto ai grandi anniversari, anche se per John Lennon stiamo ragionando proprio di questi 40 anni, che sono tanti, sono l'intera vita di una persona, a metà almeno della vita di una persona, ma alla base c'è il talento, la capacità di essere pezzi unici, la capacità di lasciare e di inondare l'umanità ogni volta che noi li vediamo, ogni volta che noi li ascoltiamo. Massimo Troisi, l'altra sera di passato, non ci resta che piangere, ogni volta è un grazie, ogni volta. John Lennon ha composto e cantato brani indelebili, come dicevamo prima, come immagine, una vera colonna sonora di più di una generazione, che è ancora oggi più che mai il sonoro ideale per chi sogna un mondo migliore. Sei d'accordo su questo? Non solo sono d'accordo, John Lennon è stato precursore di un impegno civile. Non voglio parlare di impegno politico, perché sennò avrebbe fatto politica, di un impegno civile e di un impegno personale a denunciare situazioni che non corrette, non sistemate, non aggiustate, avrebbero portato a disastri. Ora, i disastri in 40 anni ci sono stati, li contiamo, continuiamo a contarli, li stiamo vivendo. Allora, quell'Imagine, quel testo, che porta nella sua dolcezza, riga per riga, un'indicazione sulla quale si può essere completamente d'accordo o parzialmente d'accordo, ma porta un'indicazione di un mondo che potrebbe veramente
essere migliore, e se non miglioriamo questo mondo succede una cosa molto semplice, che questo mondo prima o poi cancellerà tutti noi. Questo John Lennon l'aveva visto molto prima, l'aveva cantato, perché la sua formula, anche se non di sole canzoni e non di sola musica, viveva il suo operato, però lui l'aveva sottolineata questa cosa, che oggi torna prepotentemente moderna, attuale, vera. Questo, anche questo, è il bene che ci ha lasciato John Lennon. In un momento molto particolare in cui il mondo intero, colpito da questo Covid-19 che sta distruggendo migliaia e migliaia e migliaia di persone, forse ci sta riportando a riflettere. Ci aiuta molto tutto quello che hai detto, perché ci aiuta la musica di John Lennon, ci aiuta la meraviglia sincera di un personaggio come Troisi e di tanti altri che hanno caratterizzato con la loro onestà interpretativa sia in teatro che in cinema che in musica questo concetto di stare sereni, di essere felici, di guardare in faccia una realtà della vita che tante volte Papa Francesco ha voluto sottolineare bocca sua, e ha fatto bene per richiamarci tutti quanti ad una realtà più sincera, più concreta. Ma, insomma, io credo che questo sia un momento molto particolare. Il concetto è quello di, il concetto del fratelli tutti, tu citi Papa Francesco, io risottolineo con gioia, proviamo a renderlo laico, proviamo a estraniarlo rispetto ad una interpretazione, ad una lettura di carattere religioso. Lo stare insieme, lavorare insieme, cercare insieme il meglio. In questo momento mi permetto il giro un po' lungo, ma mi rifaccio a Massimo Troisi. Sala Troisi a Roma è stata per anni la sala del cinema Induno, per i non romani, un cinema che sta a Trastevere, a due passi dal nuovo Sacher di Nanni Moretti. Quel cinema ha chiuso per anni, è stato casa dei topi, è stato, come posso dire, abbandonato, finché qualche settimana fa, passo sempre da quella strada per andare al lavoro, ho cominciato a vedere impalcature, operai, lavori. Bene, quel cinema, in un tempo come questo, nel tempo del Covid, diventerà il cinema, così questa è la notizia che gira, praticamente il nuovo America, del cinema di Trastevere, che è andato, è basato all'onore delle cronache per lunghe settimane. Allora, mi ha fatto pensare tutto questo, che noi abbiamo bisogno di riavere i nostri cinema aperti, bisogno di avere i nostri teatri aperti, bisogno di vedere la danza a teatro, bisogno di vedere gli attori a teatro, bisogno di essere piccoli, infinitamente piccoli nella sala cinematografica quando si spegne la luce e si accende il grande schermo. Oggi io ho visto sul computer quel bellissimo film con Elio Germano, che non sbaglia un colpo, che è L'Isola delle Rose. Bellissimo. Così come ho visto al computer Volevo nascondermi, sempre Elio Germano. E è chiaro, tu hai modo di vedere bellissimo cinema, ma il cinema va visto al cinema. Allora io spero, auspico, mi auguro che con la protezione, con le mascherine, per rispetto di chi stacca i biglietti all'ingresso, di chi pulisce la sala, di chi, quindi partendo dalla base, perché siamo tutti una squadra a questo mondo, non esiste un lavoro che facciamo da soli, esiste un lavoro che facciamo perché tutti insieme stiamo facendo un lavoro che ci porterà al risultato ultimo. Allora, per rispetto a quelle famiglie, ai macchinisti, agli elettricisti, alle persone, ai truccatori, ai costumisti, alle persone che a questo momento sono ferme, ai registi chiaramente, agli attori, tutto ciò che possiamo immaginare, io spero che tutto al più presto possa essere, anche in tempo di Covid, riconsiderato, si possa ritornare all'interno delle sale, si possa ritornare all'interno dei teatri, in sicurezza, rispettando le regole, le distanze, le sedute, ma che tutto questo possa ricominciare a vivere, perché ne abbiamo disperatamente bisogno. È giusto, giustissimo quello che stai dicendo, mi unisco a questo appello che fai con tutto il cuore, tu sai come la penso, perché è proprio così. I giornali parlano del Teatro Sistina a Roma, che sta cercando di riproporsi attraverso la rete. Certo, è un'idea, è anche un mezzo, la Scala di Milano lo ha dimostrato in questi giorni, ma non è la stessa cosa che avere il pubblico in sala. Un altro importante quotidiano oggi titolava: né in sala né in TV, ai film non resta che piangere. Stop, decine di pellicole ferme in attesa di uscire. La piattaforma non coprono l'offerta, mentre per le piccole produzioni è quasi impossibile trovare
lo sbocco in streaming. Ecco, questo è un altro la parentesi. Cito Nanni Moretti perché è l'autore che meno soffre, tra virgolette, nel senso che già fermato, ma comunque con un film molto bello, Tre piani è il titolo, che doveva essere presentato a Cannes, Cannes non si è potuta fare, Moretti non è andato alla festa di Roma, ha preferito aspettare magari di poter uscire direttamente in sala, ma invece non è andata così perché le sale sono chiuse. Il cinema sta soffrendo moltissimo in questo. Sia chiaro, stanno morendo di Covid nel mondo, ovunque le persone, qui non si fa un discorso che sia neanche da lontano irrispettoso di una tragedia che è collettiva e che sta toccando tutti, non si fa un discorso di apriamo le porte, io esco con due mascherine ogni giorno, io sto lontana dalla persona che mi sta davanti mentre fa la spesa, la mascherina è indispensabile, è necessaria, il gel per disinfettare è indispensabile, è necessario, quindi guai a chi crede di vendere la notizia che tutte queste norme non debbano essere rispettate. Guai. Esatto. Però io credo che nei teatri, nei cinema, attraverso una serie di sedute, uno schema che sicuramente non riempirebbe la sala, fammi citare un luogo di New York che è la città del mio cuore, perché a New York mi sono sposata, perché mi sento newyorkese nel cuore e nell'anima. Ho visto a Bryant Park nelle scorse estati dei film meravigliosi e quando ripenso al fatto che fossimo tutti quanti seduti uno a fianco all'altro, è chiaro che quella situazione a Bryant Park non si possa ripetere, uno attaccato all'altro, non si può fare, ma mi viene da pensare ad una Bryant Park sicuramente con persone sistemate a macchia di leopardo, però forse si potrebbe sperare tra qualche tempo di ricominciare a poter vedere. Ora Bryant Park è un cinema all'aperto ed è free, chiaramente, è libero, ma l'ho voluto citare perché è un angolo di poesia di New York, ma non posso non pensare che l'Angelica, per esempio, a New York non possa riaprire le proprie sale un domani facendo entrare 20 persone, ok, saranno solo 20 biglietti, però di 20 biglietti in 20 biglietti in 20 biglietti si ricomincia a vivere, si ricomincia a lavorare. E questo è stato provato anche effettivamente dalla mostra del cinema di Venezia di quest'anno, dal Festival del Cinema dei Ragazzi di Gifoni, che si hanno spostato le date, così come la Festa del Cinema di Roma. Certo. Ma con gli opportuni accorgimenti, come qui facevi riferimento tu, non è successo niente, ringraziando Dio, c'era meno gente, soltanto 200 spettatori per il teatro, neanche 500 per una enorme sala che ne contiene 3.000 alla Festa del Cinema di Roma e anche al Gifoni Film Festival e anche a Roma, e non è successo niente, ringraziando Dio, perché vuol dire che quegli accorgimenti, quel modo di stare seduti uno lontano dall'altro, però se non altro in sala, ha funzionato. Eh sì, da l'augurio che faccio anch'io. Tutto questo, Tonino, perdonami l'interruzione, per sottolineare ancora una volta, forse mai come in questo momento ce ne siamo accorti, che il lavoro dello spettacolo non ha niente di futile, che i lavoratori dello spettacolo, io penso a Bauli in piazza, sono persone che rendono possibile la magia, ma quel lavoro è un lavoro serissimo, è un lavoro indispensabile, è un lavoro importantissimo per la vita culturale del mondo intero. Anche perché la memoria, che per fortuna l'essere umano, l'uomo, ha come dono straordinario, la memoria è così importante e lo dimostra il fatto, parlavamo di John Lennon come dei grandi film del passato che tornano, adesso stanno tornando tutti i film di Ettore Scola, tutti i film di Roberto Rossellini, tutti i film di Vittorio De Sica, perché stando in casa le stesse reti televisive sentono la necessità di affondare le mani su tutto, anche il repertorio straordinario, e la gente si rende conto della differenza, della qualità dell'interpretazione di attori che magari non dico che sono stati dimenticati, parlo di Marcello Mastroianni, parlo di Paolo Stoppa, certo, di Nina Morelli, certo, personaggi mi vengono così, adesso non ho, ma la lista è lunga, Aldo Fabrizi, ma ci sono, io parlo soltanto del cinema italiano, senza parlare del cinema americano, di Cooper, no, Levis, voglio dire, comunque tu vada, noi parlando di teatro
mi viene in mente con immensa commozione, in quel vuoto pneumatico che questo che ci ha lasciato la morte di Gigi Proietti. È un vuoto proprio è tremendo pensare di non avere più Proietti a questo mondo, è terribile. Proietti che si è speso con tutta la sua vita e tutto il suo cuore, finché quel cuore non si è fermato, per il Globe Theater a Villa Borghese, ha detto io porterò Shakespeare per i ragazzi, all'inizio gli hanno dato del matto e invece ha portato Shakespeare e quel teatro era pieno di ragazzi e resterà pieno di ragazzi e tornerà a essere pieno di ragazzi, anche diversamente ragazzi, quelli un po' più grandi come me e quindi le persone che hanno il piacere di tornare a teatro. I grandi nomi che tu stai facendo sono alla base di tutto. Martin Scorsese, i più grandi registi, Coppola, Woody Allen, parlano del cinema italiano come di una benedizione, quel cinema di quei tempi. Quindi se noi, cinema americano, cinema italiano, il cinema lo rivediamo e ci riappassioniamo, capiamo che è possibile fare, sia possibile fare cultura, sia possibile arricchirsi quotidianamente guardando un bel film, ritornando a teatro, ascoltando splendida musica e guardando un balletto. Di questo ci rendiamo conto. Sì, linfa vitale per sopravvivere a tutto e a tutti e per continuare a vivere, soprattutto nella speranza di un mondo migliore. Qual è l'augurio di Natale che tu fai ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, cara Paola? Radio Free Station, buon Natale. Nonostante l'immensa difficoltà, come se questo buon Natale fosse identico all'urlo di James Stewart nel finale della Vita è meravigliosa. Buon Natale, nonostante tutto ciò che sta accadendo, è un anno che porti con sé la speranza e la libertà, visto che siamo Radio Free Station. Bellissimo, grazie Paola, grazie, grazie, grazie. Grazie. Ad una donna fantastica, ad una giornalista meravigliosa e ad un altro uomo che sicuramente si farà ancora risentire con Radio Free Station, perché la vogliamo il più spesso possibile con noi. Sono sicuro che gli ascoltatori sono d'accordo con me. Allora, grazie, auguri anche a te, da parte mia e da parte di tutto lo staff di Radio Free Station. Grazie. Un abbraccio affettuoso, Paola. Bacio.